Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Italia chiama Italia. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di venerdì 18 novembre 2022. Al via da domenica i campionati mondiali di calcio, un'occasione di grande concentrazione di italiani all'estero, scrive la Farnesina, che ricorda a tutti gli italiani che saranno in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre 2022 di registrarsi sul sito dovesiamonelmondo.it e scaricare l'app dell'unità di crisi per tutti i cellulari. Ciò consentirà ai connazionali, sottolinea il Ministero degli Esteri, di ricevere notizie e aggiornamenti in diretta in caso di emergenza. In collaborazione con l'ambasciata a Doha, fa sapere il Ministero, è stata inoltre creata una speciale sezione sulla homepage del sito Viaggiare Sicuri, portale per la sicurezza in viaggio con le principali norme di ingresso e soggiorno in Qatar e tutti i numeri di emergenza. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.esteri.it. Annunciati i vincitori dell'edizione 2022 delle Young Investigator Awards, i premi della ISSNAF, Associazione di Ricercatori Italiani nel Nord America, che assegna attualmente a giovani ricercatori italiani inizio carriera negli Stati Uniti o in Canada. 6 riconoscimenti attribuiti in diverse discipline, l'Embassy of Italy Award for Research in Food Equitability per contributi all'agricoltura, alla qualità e alla sicurezza alimentare, è andato a Salvatore Calabrese della Texas A&M University. Il Franco Strazzabosco Award for Research in Engineering with Focus on Sustainable Energy, istituito per premiare il coraggio imprenditoriale degli ingegneri italiani che si sforzano di applicare le scoperte scientifiche a vantaggio del pubblico, è andato a Bartolomeo Stellato dell'Università di Princeton. Claudio Emma del Laboratorio Nazionale SLAC è risultato il vincitore dell'INFT Bruno Toschik Award for Research in Elementary Particular Physics, premio dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per onorare la memoria di Bruno Toschik e del suo lavoro pionieristico nei campi della fisica delle particelle elementari e degli acceleratori di particelle. Il Mario Gerla Award for Research in Computer Science, istituito dalla famiglia Gerla nel 2019, in memoria di Mario, professore di informatica all'UCLA e membro fondatore dell'ISSNAF, è stato assegnato a Michele Polese della Northeastern University. Il Paola Campese Award for Research in Hematology Malignensis, fondato da Stefania e Vito Campese nel 2011 in memoria della loro giovane figlia Paola, è andato a Giulia Biancone della Scuola di Medicina di Yale. Infine Camilla Hawthorne dell'Università della California Santa Cruz è risultata vincitrice del R&B 4 Culture Award for Innovation in the Study of Italian Culture, che premia l'originalità dell'approccio o del contributo alle discipline umanistiche in generale. L'ambasciata d'Italia in Colombia informa i connazionali residenti nella circoscrizione consolare di Cartagena, dipartimenti di Bolivar, Córdoba, Sant'Andrés, Providencia e Sucre, che per il giorno martedì 22 novembre 2022 è prevista la giornata per la raccolta delle impronte digitali ai fini del rilascio del passaporto. L'appuntamento si prenota attraverso il portale Prenotami. Maggiori informazioni sono consultabili sul sito www.mbbogotà.esteri.it. Continuano a pervenire a questo consolato buste preaffrancate inerenti alle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Si ricorda l'utenza che tali buste erano destinate esclusivamente alle operazioni di voto ed è escluso il loro utilizzo per altri scopi. A comunicarlo è il Consolato d'Italia a Manchester, che a tal proposito invita l'utenza a non utilizzare tali buste per l'invio di qualsiasi tipo di documentazione, in quanto, come normativa in riferimento, le buste pervenute oltre i termini sono destinate in ogni caso alla distruzione. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.consmanchester.esteri.it. È davvero tutto per questa edizione di Italia chiama Italia. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.